Oggi chiediamo allo Spirito Santo il dono di saperci confrontare con il nostro prossimo. Dal Vangelo secondo Matteo, il capitolo 18, il versetto 15. Se tuo fratello commette una colpa, vai e ammoniscilo tra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Spirito di Dio, oggi ti chiedo la grazia di imparare a rapportarmi con i membri della mia famiglia, con i colleghi di lavoro e di comunità e con chiunque incontrerò nel corso della mia vita. In particolare ti chiedo, se vedo un fratello sbagliare, di aiutarmi ad amarlo abbastanza da non arrabbiarmi con lui. Non voglio giudicarlo come se io mi sentissi migliore di lui. D'altra parte non permettere che io me ne lavi le mani, mi chiuda nel mutismo e faccia finta di non aver visto nulla. Tu che comandi di correggere colui che pecca, donami un cuore che ami chi commette il peccato, come tu lo ami. Tocca il suo cuore con la mia preghiera per lui e con la tua grazia. Prepara il momento dell'incontro e nel momento in cui incomincio a parlare, metti le tue parole nella mia bocca, perché non sia io quello che lo corregge, ma tu stesso. E che io possa farlo con tanta mitezza e amore da fargli capire che quel che dico è per il bene suo e di quelli che lo amano. Amen.